Immobiliare sempre. In questi giorni ho fatto una bella vendita, un appartamento importante, molto bello a Bergamo, e per cui per premiarmi vado al cinema, vado a vedere quei film che so che non piacciono a mia moglie e quindi vado da solo, insomma, in queste occasioni. Fin dai tempi dell'università, quando facevo un esame, poi andavo a vedere di solito un film horror per premiarmi, pensate voi. E in questi giorni è uscito l'ultimo capitolo della saga Resident Evil, quello sostanzialmente la città invasa dagli zombie, ammazza tu che ammazzo io. Voi direte: cosa c'entra con l'immobiliare? No, no, c'entra, e come? Non voglio fare nessuna pubblicità, tanto so che magari a voi non piace questo genere di film, non voglio fare spoiler. Tra l'altro ho scoperto che diventano tutti pazzi nel mondo dei gamer, perché riprende questa versione, le prime due versioni degli anni 90, 96, 97 mi sembra, del videogioco. Io non lo sapevo perché non uso i videogiochi. E il film l'ho trovato interessante, l'ho trovato anche pazzesco, ma poi ho capito perché è pazzesco, perché riprende il videogioco, quindi è abbastanza delirante nel suo genere, è un videogame trasposto in film. E cosa mi è piaciuto molto? Le location, cioè l'immobiliare. Mannaggia, l'agente immobiliare, almeno io, agente immobiliare, vado a vedere un film horror e cosa guardo? Guardo le case, no? Allora, perfetto, tutto veramente molto molto bello. Vuoi che siano, penso parte, case vere, vuoi che siano scenografie, ma veramente molto belle. Allora, la casetta della working class, no? La casa piccolina, singola, ma sostanzialmente di cartone, la casa dei tre porcellini, leggerissima, poverissima, bellissima. Sembrava di esserci, sembrava di sentire quasi il freddo per quelle coibentazioni così, così modeste, no? Ok. Poi il commissariato di polizia di Raccoon City, che è, diciamo, il luogo dove si svolgono sempre le vicende di Resident Evil, che è meraviglioso. C'è questa hall altissima col colonnato, il bancone del poliziotto sonnolento, art déco pura. Qui chiaramente abbiamo degli artisti, no? Come scenografi, come registi e tutto il personale creativo di questo, sia videogame che di questo film. Poi, vabbè, un classico dei film dell'orrore, la villa dell'orrore, la villa dei misteri. Chiaramente qui siamo anglosassoni, no? Negli Stati Uniti, ma comunque cultura anglosassone, e quindi abbiamo una villa neogotica, addirittura con le vetrate a cattedrale, no? E anche dentro forse degli elementi Liberty, Art Nouveau, insomma uno stile eclettico, paura pazzesca, però la casa veramente molto bella. Poi che cosa abbiamo? Sapete che tutto ciò che viene dall'infanzia fa paura, fa terrore, e quindi chiaramente abbiamo l'orfanotrofio, anche questo è uno stilema dei film horror, e qui abbiamo quella edilizia pubblica anni 50, piuttosto squallida, un po' quasi da Unione Sovietica, no? Di una volta, e anche questa resa benissimo. E devo dire quindi che le case fanno il film, ma perché? Ma perché le case fanno la nostra vita. Pensiamoci, il nostro mondo, la nostra vita, il nostro cuore, no, è nella casa. Un caro saluto a tutti, immobiliare sempre.